Amici di Sky, appassionati di calcio, benvenuti al Tardini da Piero Gipardo. E dal vostro José Altafini. Parma-Juve, c'è l'atmosfera strana di uno stadio che, come vedete, è tutto pieno, ma è meno colorato, è meno evidentemente divertito, appassionato rispetto ad altre circostanze. Credo, giustamente, il segno di rispetto per chi ha perso la vita in mattinata. Attenzione a Reginaldo dall'altra parte, c'è anche Corradi dentro, Gasbarroni a rimorchio, possibilità per il cross profondo verso Pisano. Brivido. A Corradi, palla dentro, pericolosissima, anticipato Buffon dall'intervento di Reginaldo. Reginaldo, altro numero, la sua velocità ancora una volta va giù, calcio di rigore. Calcio di rigore per il Parma. Ho detto, questo giocatore è pericoloso. Parte Gasbarroni contro Buffon, 1-0 Parma. Cigarini, l'apertura intelligente su Reginaldo, va a prenderlo Criscito, Reginaldo prova il numero fino in fondo, Reginaldo, alla fine addirittura fallo laterale, però l'azione di Reginaldo è stata pericolosa. Reginaldo, palla per Gasbarroni, dentro c'è Corradi, occhio a Gasbarroni, uno contro uno, c'è il movimento di Legrottaglie su di lui, Gasbarroni aspetta ancora il movimento dei compagni, cerca il fondo, lo trova, palla per Pisano, lo stop col petto, Pisano, 2-0 Parma, un gol bellissimo sull'asse Gasbarroni-Pisano. Che lavoro che ha fatto Gasbarroni! Davanti c'è Gasbarroni, Pisano dall'altra parte, tocco buono per Gasbarroni, Criscita in ritardo, ancora Gasbarroni, fino in fondo, torna sul sinistro, lo tiene lì Gasbarroni, numero, ancora sul destro Gasbarroni, Buffon! Che partita di Gasbarroni! La battuta in mezzo, la deviazione, 2-1! Legrottaglie, bellissimo! Un cross perfetto, Legrottaglie col tempismo, grande colpo di testa, veramente straordinario! Attenzione, attenzione, Chiellini, Chiellini e Morfeo sotto gli occhi del quarto uomo. Rosso per Chiellini. Rosso per Chiellini, attenzione, Chiellini è una furia. Espulso anche Morfeo, sì, espulso anche sì. Morfeo. 10 contro 10. Questo è il primo intervento, Chiellini, Morfeo cade, vedete? Forse cerca con la mano Chiellini, eccolo qua. Il cross in mezzo, Trezeguet, deviazione 2-2, la sfonda di Trezeguet e poi Vincenzo gli acquinta. Possesso di palla per la Juve, Zanetti non c'è supplemento di recupero, finisce 2-2, una partita intensissima con un grande orgoglio della Juve,